bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Not So Berry Challenge. Perché sì, secondo lui, ragazzi, la nostra non dedica sufficiente tempo al bambino. Ma invece non è vero, vedete, lei sta qui, lei si fa in quattro, ragazzi, per cercare di far per incassare tutto, perché Deidre non è che non ama suo figlio, però è una di quelle donne, mamme, ecco, assolutamente non bisogna giudicare per questo, perché poi secondo me il vissuto di ogni persona è troppo personale per poter giudicare. Lei non vuole mandare tutto all'aria, tutto ciò che ha fatto per arrivare dove è arrivata, perché vi ricordo, ragazzi, che fra 10 ore lei in teoria dovrebbe prendere una promozione, io me lo auguro, per il bambino, ma non perché non voglia bene al figlio, ragazzi, però quello che lei sostiene è che può comunque dedicare il tempo sufficiente a entrambe le cose. Non vuole mettere totalmente da parte la carriera per suo figlio. Ecco, con questo episodio Milton ha incontrato Violet e questo, ragazzi, se da una parte lo ha reso felice, aspetto solare, ok, dall'altra, ragazzi, lo ha veramente devastato, perché vederla di nuovo dopo tanto tempo, prendi la porzione per chi, ho avuto l'occasione, ragazzi, di parlare ancora con lei, di chiederle perdono per tutti gli errori che ha fatto, no, in passato. Però, ragazzi, c'è una festa, no, non ci interessa ora, l'ha devastato. E quindi lui si è messo in testa che deve assolutamente trovare un modo per portare Violet di nuovo a casa con loro, per farla praticamente tornare in vita. Però, ragazzi, io ci tengo a dire una cosa: ovviamente non riporterò Violet in vita, cioè, nel senso, io sono del parere comunque che, nonostante la stravaganza di Milton, nonostante comunque questa sia una challenge, ragazzi, poi secondo me molto più stravagante rispetto alle altre che sto portando sul canale, perché gli alieni, Milton che fa lo scienziato, eccetera eccetera, però comunque vorrei cercare di mantenere un minimo di realismo, e secondo me non è una cosa realistica il fatto che Violet torni in vita. Io la vedo più che altro la nuova ossessione di Milton, cioè Milton in questo momento vive per il nipotino, per carità, per tutti i suoi figli, lui ama i suoi figli, li adora, però in questo momento ciò che maggiormente gli dà la forza per andare avanti, vista anche la discussione passata con sua figlia, no? Quindi anche i rancori che sono venuti a galla, vive praticamente per questo progetto, cioè questo è il suo obiettivo, è l'obiettivo che lo fa andare avanti, che gli dà la forza, ragazzi, di alzarsi dal letto ogni giorno nonostante sia a pezzi. Quindi sì, io la vedo così. E ora che stanno qui, ragazzi, loro non vogliono litigare davanti al bambino, però Renji, ovviamente, figuriamoci se no, se si trattiene. E quindi, secondo me, disputerà della carriera, cioè le dirà, quindi, in modo un po' strafottente, quindi domani nuova promozione, se tutto va bene, giusto? Perché, ragazzi, secondo me, poi, di nuovo il lavoro prima della tua famiglia, giusto? E io ti prego, non ricominciare, Renji, perché veramente sono stufa di tutte queste discussioni, capito? Noi immaginiamo che loro stiano parlando, ragazzi, ovviamente sottovoce, per non allarmare così comunque Kiro, no? Quindi io sto magari avendo una voce un po' più sostenuta per farvi capire il tono della discussione, però stanno comunque, ah, così vai a lavorare, ti immaginiamo così. Però vedete, la vuole stringere, lo so, tesoro, borderline, questo sì, non puoi impedirmi neanche di viaggiare per lavoro, dovrò prendere l'aereo, certo, basta soldi, soldi, basta che tu tieni questo, no, Deidre? Ti prego, ho un viaggio che mi aspetta e non ho proprio voglia di discutere, capito? Se ti gira il plumbob, fatelo passare. È possibile che non riesci a capire che c'è altro nella vita oltre ai soldi e al lavoro? Senti, sono un'ottima madre, non lascerò che mi insulti in questo modo, capito? Hai capito, Renji? Guardatela come lo guarda, è veramente incacchiata. E lui le lancia, cioè, secondo me, ragazzi, dicevo, lui sta rosicando da morire perché non riesce ad andare avanti con la carriera. E non ci riesce, ovviamente, ragazzi, per mia decisione. Nel senso che lui si aspettava da Deidre, come ho detto anche precedentemente, lo ripeto perché magari si fosse collegato solo adesso,
si aspettava comunque che con la nascita del bambino avrebbe un po' allentato, no? E invece no, e invece lei sta andando avanti, perché come potete vedere, ragazzi, ripeto, per mia scelta, lui è sempre qui. Mentre lei, ragazzi, è già qui e se prende una promozione arriverà a livello 7 della carriera, quindi questa cosa lo manda veramente su tutte le furie, cioè con la scusa. Lui utilizza, fra virgolette, la scusa del bambino, di non essere presente per il bambino, perché comunque rosica del fatto che lei sta facendo carriera. Quindi per favore basta, ok? Poi davanti a Kiro non mi va proprio di parlarne. Va bene, guarda, fai come vuoi, tanto è inutile parlarne. Eh sì, hai avuto ragione, tesoro, è questo che ti rende felice? Che è successo? Ti ho visto farti conviviale, bene, che non mi sembra conviviale il momento, però vabbè. E lui, ma tanto non vuoi capire. Vedete, ecco perché, ragione da vendere, per aver avuto ragione, perché sì ragazzi, lei poi obiettivamente ha ragione, perché lei non è una cattiva madre, non è una persona che non ha capito che ora ha un figlio e che quindi no, deve anche adeguarsi ai ritmi di suo figlio. Però diciamo che spinge un po' di più per far sì che sia il bimbo ad adattarsi un po' di più ai suoi ritmi, ecco, mettiamola in questo modo. Poi ragazzi, anche abbastanza serena perché comunque c'è suo padre, c'è Renji, il bambino non è solo. Quindi, no? Patato, tu stai già col plumb bob girato, lo capisco. Anzi, ora lei cosa farà? Lo prenderà in braccio, prendi in braccio. Guarda, mi hai fatto anche passare l'appetito, sinceramente. Vado a mettere a letto Kiro. E leggerà Kiro per farlo addormentare. Mentre lui, ragazzi, vive qua, praticamente, poveretto, vive qua. Aggiorno il serbatoio del razzo, va bene, vediamo se poi potrei farlo. Vabbè. E quindi sì, io sono straconvinta, ragazzi, che lui rosica da morire. E Milton, ragazzi, si è anche un po' isolato comunque a causa dell'ultima discussione che ha avuto con sua figlia. Perché comunque non si aspettava che Deidre avesse tutto quel rancore. Non si è mai preoccupato, ragazzi, Milton, se i suoi figli soffrissero meno poi della situazione che avevano in casa, cioè per lui andava tutto bene. In realtà invece poi non è così, perché ognuno ha un carattere diverso e c'è chi più e chi meno può risentire di una determinata situazione. Comunque immaginatevi, ragazzi, di essere cresciuti con vostro padre che aveva figli avuti da tante donne diverse, quindi comunque, che vostro padre aveva sì una moglie, cioè una compagna, in questo caso la mamma di Deidre, quindi Violet, però che comunque aveva avuto molte altre donne, figli da molte altre donne, cioè non è facile non provare, secondo me, un minimo di rancore in questo senso. E non è neanche facile poi gestire la propria vita, non rimanendo, come ho sempre detto, poi influenzati comunque, no? Dal passato, da ciò che si è stati comunque costretti a vivere, perché poi diciamocelo, Milton fratica, tra virgolette, ora concedetemi il termine, ha fatto un po' ciò che voleva e Deidre, come anche i suoi fratelli, hanno subito le sue scelte, no? Ma come anche le mamme. Per carità, le mamme già hanno avuto una scelta, cioè loro sapevano nel momento in cui hanno risposto a quell'annuncio che potevano essere loro le prescelte o no, però i figli, ragazzi, non hanno avuto scelta. Si sono ritrovati in questa situazione così. Quindi c'è chi riesce a gestirla al meglio, chi la riesce a vedere esclusivamente come un punto di forza del tipo ho tanti fratelli, tante sorelle, siamo una bellissima famiglia allargata e quant'altro. Si è annoiata, tesoro, perché immagino che discutere sempre per le stesse cose poi sia anche noioso. E c'è chi invece, ragazzi, comunque ne risente. Ed Deidre, sebbene sia poi così forte, ragazzi, in realtà ne ha risentito molto. Ok ragazzi, ho fatto trascorrere un po' di tempo e la nostra ha ottenuto la promozione, promossa a membro del consiglio, quindi ora Cappero è una importante, ha anche ricevuto il seguente bonus dell'ufficio squadrato, 2177 simoleon, interazione bacia il neonato, bellissima ragazzi, no, 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 non sapevo esistesse un'interazione del genere, guadagnerà 36 simoleon in più all'ora per un totale di 127 all'ora e questo ragazzi, che è successo qua, che è? Fame, acne, vabbè, l'acne tesoro mio, è il motivo per cui i nostri, sebbene no, abbiano concluso la serata facendo fichi fichi, è in vena d'amore, esatto, non ha ancora saputo della promozione di Deidre, ragazzi, ecco perché è in vena d'amore, quindi vieni qui,
Perché io immagino il capo gliel'abbia comunicata, mettiamola così, con un'email, per messaggio, insomma, no? Che le sia arrivata la conferma appunto di aver ottenuto questa promozione qua. Quindi lui, tesoro, buongiorno. Ora la bacia, tutto contento, c'è poco da essere contenti dal tuo punto di vista, mio caro. E lei è fiduciosa, ovviamente, perché vede che fa strada e lui pensa: ah, sono riuscito a fidanzarmi con Deidre Rainbow. Senti, piuttosto, vogliamo immortalare il momento? E lui, il momento? Quale momento? Perché cosa succede? Una notizia fantastica, Oracne a parte. E lui, davvero? Qual è la notizia fantastica? Hai assunto finalmente una wedding planner? Perché sì, ragazzi, poi tra l'altro, una cosa che gli fa girare il plumbo a Barrangi è che la nostra ancora non si sta muovendo per organizzare il matrimonio. Cioè, lui si è offerto di darsi da fare, di occuparsene lui, perché poi ragazzi, Renzi secondo me ha un grandissimo spirito organizzativo. Però lei, no, 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 non ti preoccupare, ci penso io, no, 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 non ti preoccupare, ci penso io, ma non sta facendo una cippalippa. Che bello, vero? Assicurati 5 voti con un raduno del club, questo è facile. Scrivi una lettera e promuovi le politiche. Ok. E magari facciamo proprio promuovi le politiche, ragazzi, per comunicare a Renzi che la nostra ha ottenuto una promozioncina. Quindi promuovi le politiche. Perché secondo me lei dirà, guarda, spero la prenderai con il sorriso, ma stretta di mano, sono un membro del consiglio. Stai parlando con un membro del consiglio da oggi? Sembrava ascoltare molto attentamente Deidre mentre promuoveva le sue politiche. Ora le azioni politiche con questo sim dovrebbero essere più facili. Lui, mi stai dicendo che ora sarai ancora più occupata con il lavoro? Che avrai libri e libri di cui doverti occupare? Caro mio, ma puoi assicurarti il suo di voto? Scusami, visto che le azioni politiche. Perché secondo me lei con la scusa gli dirà: beh, potresti sostenermi? Stai per diventare mio marito. Avrò il tuo voto, spero, vero? Dopotutto ora. Ma non possiamo parlarne a colazione? Ma dai, non siamo neanche più avversari politici adesso, no? Quindi posso contare sul tuo voto, giusto? Sono la madre di tuo figlio. Non starai continuando a farmi la guerra, no? Giusto? Quindi potrò contare sul tuo voto. Potrai contare sul suo voto, tesoro. Vediamo un po' cosa ci risponde adesso Renzi. E lui. Ma cosa fai blaterando, Deidre? Ma cosa c'entra? No, non glielo vuole dare il voto, ragazzi. Ma certo che non le dà il voto, perché comunque lui rosica del fatto che lei faccia, no, carriera. Quindi, ovvio. Quindi, dibatti di politica. Vediamo un po', perché io non mi ricordo mai, ragazzi. Io non mi ricordo neanche quale. Vabbè, a caso proprio, di destra, di sinistra, quello che vi pare a voi, insomma. Certo, basta avere il politico simile, ah ecco che bello. Pensiamo piuttosto, invece di avere sempre lo smartphone in mano con il lavoro, non potremmo pensare, Rosa mia, al nostro futuro? Non dovresti chiamare la wedding planner come avevi detto? Lei vuole dono in beneficenza online, ok tesoro, certo, come no? E lei, senti, guarda, prima di colazione, accarezza la guancia perché lo tiene sempre buono così. Caro, prima di colazione dobbiamo proprio parlarne ora. Dai, prometto che andrò presto a vedere le scarpe, va bene? E guardate lui. Guardate lui, perché lui poi sarà pure perfidino con lei, ragazzi. Avrà delle uscite infelici, però questa è proprio la foto che rappresenta il loro rapporto. Cioè, Deidre lo tiene in pugno. Vedete? Lei lo tiene in pugno, è questo che lei pensa. Che alla fine lui, come dire, no, è tutto fumo e niente arrosto. Sì, litigheranno, avrà molto da ridire, però alla fine della fiera, ragazzi, comunque, lui è sempre dalla sua parte. Meno uno al compleanno di Kiro, quindi porca puzzoletta, vediamo un po' come stiamo messi. Quasi massimizzata la comunicazione, quasi a livello 3 per quanto riguarda l'immaginazione, abbiamo il livello 3 di movimento e abbiamo raggiunto anche il livello, abbiamo massimizzato anche l'abilità di Vasino. Quindi vieni qua, mamma, e sveglialo.
sveglia, perché io sì, volevo, ecco, occuparmi della promozione di Deidre, però anche dedicare un po' di tempo a Kiro. Perché ragazzi, vorrei cercare il più possibile di sviluppare le sue abilità, anche se ormai manca pochissimo tempo, me ne rendo conto, però vai, mamma mia, no, 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 no. Tesoro, ti prego, pulisci immediatamente sto schifo, Insomma, ragazzi, poveretto. Intanto ha raggiunto il livello 9 di missilistica. Perché sì, tra trascorrere tutto il tempo praticamente in laboratorio, e vi informo che c'è stato anche un bug sugli elementi, nel senso che quando Milton si è rimesso alla sua bella postazioncina sotto lì per fare l'analisi, eccetera, eccetera, mi è uscita la notifica. Tipo, Milton ha iniziato la raccolta degli elementi. Vabbè, no comment, ragazzi miei, che vi devo dire. E viva i bug di A The Sims. parte Alla fine. relazionarsi con il patatoso, non si è molto chiuso in se stesso dopo la discussione con Deidre. E per esempio, non cena con loro, non fa colazione con loro, spesso e volentieri si chiude in camera. Insomma, vabbè, queste cose, ragazzi. Quindi, non è proprio una gioia in questo periodo. Che c'è? No, patato, ma ora certo che giochi, ma stiamo scherzando. Tu devi giocare perché devi venire qui a impilare assolutamente. Vieni a giocare Vai, qua, impila, guardatelo ragazzi, quanto è carino, guardatelo. È troppo troppo tenero. E se non ricordo male, ecco, Mira anche è diventata adulta, quindi erano gemelle, ma in realtà, vabbè. Se non ricordo male, Vanalie mi aveva chiesto di mostrarvi in casa il piccolo Kiro. Me lo sono ricordata ora. E vediamo se io magari riesco a fare un primo piano più che mostrarlo in casa. Perché tanto, ragazzi, poi guardatelo. Cioè, ma voglio dire, ma come si fa a non amare questo patatoso? Io spero vada bene lo stesso. Anche se non è nel cast. Però ecco, questo è Kiro. È troppo troppo tenero. Io, ragazzi, lo amo follemente. Eccola lì. Vabbè, quando uno del resto dà in mano a lui la situazione. Mentre invece, cara, tu potresti nel frattempo che lui prepara la colazione. Qui c'è lo schifo. Svuota il vassoio. Però nel frattempo dicevo che lui prepara la colazione. Potresti fare effettivamente a pagare le bollette e soprattutto donare in beneficenza. Dai, ve lo potete permettere, su. Dona in beneficenza online. Lei donerà 1000. Aragosta, ma dai, astronauti, fondazione contro il crimine, lama internazionale, nessun sim abbandonato, parla per gli alberi Simoleon per tutti, uniti per il mondo. No, e ovviamente per nessun sim abbandonato. Vai, vai. E quindi lui va al lavoro, vedete, neanche saluta, ragazzi. Prende l'uscita sul retro per non incrociarli. E magari io immagino che Rangel dirà, ma tuo padre sta bene? È un po' che insomma è assente. Sì, mio padre sta benissimo, ma in realtà, ragazzi, lavora sodo, come potete vedere. Guardate qui, si è amichevole con Milton, perché secondo me lei comunque, ragazzi, si sente in colpa per quello che ha detto a suo padre. Molto. Ecco. Senti, fai una cosa, sostituisco io perché secondo me tu ci rimani secco, vai, asciuga, fammi sto piacere. Ma tanto come sta andando? Dai, contiamo su di te, per sviluppare ciò che ti manca. Mentre tu, tesoro, cosa dovevi fare? Promuovere le politiche e scrivere una lettera, assicurarsi anche i voti. Quindi, quando hai finito, magari immaginiamo che sia più un comunicato, no? Che lei rilascia, in quanto comunque ora membro là del consiglio, di quello che era. Che cos'era? Ragazzi, mamma mia. Membro del consiglio, sì. Quindi, tesoro, capisco che tu ora ti sei presa dal lavoro, ma il piatto almeno, però ha ragione lui allora, eh. Almeno il piatto toglitelo, cara mia. Vai, poi tu fai una doccia. E quindi sì, la nostra scriverà, magari immagino sul blog, immaginiamo che dedica al lavoro, no? Ringrazio tutti coloro che mi hanno votata. Va bene, ok, abbiamo capito. Poi farà un raduno del club, perché tanto ragazzi, la nostra, avendo completato l'aspirazione, è una seduttrice. Quindi non renderanno mai gelosi gli altri sim, qualunque cosa facciano. Quindi può tranquillamente iniziare il raduno qui. Perché tanto, anche se si sbaciucchiasse con qualcuno, Regina. lui, ragazzi, secondo me è infastidito perché dice: se è per lavoro, per quale motivo accogli la gente vestita così? Allora, guarda, caro, con me proprio puoi star certo che, insomma, no. La tua vita sarà da pollice in su. Ecco,
Stiamo parlando, se mi voterai ovviamente, capisci? Non avrei mai problemi con la polizia, eh? Inoltre, anche se dovesse scoppiare una bufera mediatica, tu non resteresti mai coinvolto, capisci? Chiedi della carriera. Non che te ne freghi qualcosa, racconta una storia incredibile. Ma è arrivato solo lui però, ragazzi. Ma com'è sto fatto? Forse gli altri sono al lavoro? Dopodiché, amichevole. Anzi, facciamo che magari la nostra ci va un po' di romantico, tipo complimentati per l'aspetto, secondo me... spalatore presso giardino, ok? Tipo, secondo me, vedi, non, la vita non è da casa delle bambole, bisogna essere preparati a ogni evenienza. Capito? Non ti racconto palle, guarda che il lavoro per me è fondamentale. Cosa è successo? Hai fame, ok, non ti preoccupare, ora verrai qui, papino ti farà mangiare qualcosa, vero? Oh, fai così, caro. Tu molla il tablet. Tu metti Kiro qui. Dai. Stai al sicuro, insomma. Ma davvero non mi racconti monnezzate? Ma no, ma figurati. Dai, lo sai, poi tu sei, come dire, un bel tipo. No? Capisci subito, sei anche molto sveglio. Capisci sicuramente quando qualcuno ti racconta palle, esprimi affetto. E lui dirà, no, sai, perché la musica, secondo me, qui a Benetton Bay deve cambiare. Capisci? E lei lo adulerà anche, ragazzi, ovviamente. Ma certo, guarda, la penso come te e farò di tutto per far cambiare la musica qui. Puoi contarci, capito? Tu votami, eh? Assicurati il voto e vedrai, no? Che mi prenderò cura di te in quanto cittadino, ovviamente. Beh, certo, tesoro mio. Sì, facciamolo però, carriera politica, assicurati il voto. Quindi, sorriso sulle labbra, posso contare sul tuo voto, andiamo in alto insieme? Ma certo, Deidre, mi hai convinto. Ok, perfetto, ti è assicurata il voto di Tyler. Quindi, 4 voti su 5. Ora noi dobbiamo cercare però di capire... Vieni qua, anzi, tesoro, fai pure, mixa la bevanda, tè freddo. È affamata, patata, ma scusate un attimo, come sei affamata? Ma non c'è cibo per te? Ma c'è il cibo qua, dai! Basta charlare con lui, perché io devo capire che fine hanno fatto gli altri, ragazzi, scusate, a questo punto devo capirlo. Tu, papà, ti ha messo nel... Oh, alleluia! Era ora, sono arrivati anche gli altri, quindi dai, versa lì la limonata in modo che poi... E poi lei verrà qui, ovviamente, e... No, chiede di convivere, no, lo abbraccerà affettuosamente, ovvio, no? Gli dirà, oh, sei arrivato finalmente, quanto tempo che ti aspetto. Sì, vabbè, come no, non te ne frega niente in realtà. Io ho sempre saputo che tu sei un tipo da pollice in su. E ti posso assicurare che avrai il sorriso sulle labbra sempre. Che ci sarà una nuova energia nella tua vita se mi voterai. Vedi, non devi dar retta ai furboni, no? Che vogliono accaparrarsi un voto solo per ottenere i tuoi soldi. Sei dalla mia parte, giusto? Ma sai, non sono ancora proprio convinto. No, non ancora. Quindi proviamo con lui, ragazzi. Che tra l'altro ha una relazione anche più alta con Deidre. Però, secondo me, dobbiamo... Chiari della giornata. Dobbiamo prima aumentare un po' di più... No, una piccola mazzetta no, anche perché tesoro mio non è che ne hai bisogno. Dobbiamo aumentare un po' di più, secondo me, l'amicizia. Ma hai avuto un figlio? Una lunga storia. Sapete, sì, è il lavoro. Certo, come no, tesoro, ok. Dai, perché questi ovviamente sono tutti, ragazzi, ammiratori di Deidre, mettiamola così. Vedi, vedi cosa abbiamo costruito? Con il mio partito, lui, ma siete fantastici, ma certo, te l'ho detto, conta pure, discuti degli interessi, conta pure su di me, guarda, tu dimmi come posso migliorare questa città, vabbè, questa cittadina, mettiamola così, e io farò di tutto, perché io ascolto, i miei concittadini, non sono come tanti altri che fanno vane promesse, e poi non gliene frega niente. Lo so, tesoro, sì, tu sì che sei una tosta. Quindi racconterà una storia coinvolgente e poi, ragazzi, proverà ad assicurarsi il voto. No, cerca di avere un figlio, no, però
Carriera politica, assicurati il voto, assolutamente sì. Patato, come va? Dai. Oh, bravo, guardati la televisione, mentre Renzi, ragazzo, è qui che rimane nei paraggi perché butta un orecchio, capite? È qui che sta ascoltando per cercare di capire se la nostra fa qualcosa di losco, ma non vuole dare Lei è nell'occhio, sicura quindi del magari. voto? Oh, perfetto, bravissima. Bravissima, tesoro, bravissima. Quindi si è assicurata anche il voto, ragazzi. Chi è più felice di lei? Proprio felice come una Pasqua, perché obiettivamente ha già fatto tutto quello che deve fare. Quindi la nostra dirà: bene, ragazzi, allora direi che potremmo terminare il nostro incontro. Sapete, non voglio far scoppiare una guerra in casa, devo dedicarmi al lavoro. Capite? Devo mettere in atto tutte le promesse che vi ho fatto. Certo, tesoro, come no. Oh, allora, tesoro mio, potresti dedicarti ora invece un po' a tuo figlio? Facciamo una cosa. Ragazzi, scusate se faccio così, ma altrimenti. Anzi, no. Vieni qui, patato. Sei triste. Vai qui. Perché adesso la mamma vuole giocare un po' con te. Ha fatto quello che doveva, ragazzi, bella e felice. E quindi vieni qui e gioca con le bambole con Kiro. Dai, gioca un po' con lui. Mentre lui, ragazzi, è qui, vedete, cioè non, secondo me gli rode da morire. Fa il bucato, aggiunge la lavatrice perché si rende conto che lui è diventato il domestico, ragazzi. È il domestico e aveva ben altri progetti in mente che scopriremo più avanti, ragazzi, tra non molto poi, però lui aveva altri progetti, certe aspirazioni. Patata, stai qui a controllare? Vuoi giocare anche tu? Ovviamente, ragazzi, questa stanza per ora è, come potete vedere, è praticamente vuota, ma la tengo così perché è una stanza, diciamo, che mi serve per mettere quelle cose. Guardatelo. È furente, abiti fradici. Ma non è. Oh, è diventato adulto! Stanno diventando tutti adulti! Dai, fatevi la vostra vita, iniziate, insomma, a procreare, a mettere al mondo figli. Vedete, lui è questo, è. Cioè, li rode perché poi, fondamentalmente, ripara l'impianto idraulico. Prova, dai. Lo so. Li rode, dicevo, ragazzi, perché adesso lui è solo di questo che si occupa. Non fa praticamente nient'altro. Oh, ha raggiunto il livello 3. Su, Quindi patato, bravo. Io direi bravo. che con la nostra, che sta qui e prova a insegnare a parlare, guardate lui, al piccolo Kiro, e con l'imminente passaggio d'età del piccolo Kiro, ragazzi, perché siamo a meno uno. Mamma mia, cioè è già passato così. Il tempo, ragazzi, è volato. Veramente, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Io off camera. Ora lo manderò a dormire, ragazzi, perché obiettivamente non ce la fa più. Cercherò, ragazzi, di aumentare il più possibile le sue abilità, ecco. E poi organizzerò nel prossimo episodio una festa di compleanno per Kiro. Perché sì, comunque, ragazzi, il tempo passa, no? Gli anni passano e Renji comunque sta aspettando questo famoso matrimonio che invece non arriva mai. Lei sa, ma sì, dai, una volta che avrò la prossima promozione, giuro, una volta ottenuta la prossima promozione, poi dopo ci sposeremo. E invece, ragazzi, sì, poi parlerai anche con Mira, ok? E invece, ragazzi, tutte le volte non arriva mai questo matrimonio. Sì, appena avrò finito, avrò raggiunto questa promozione, poi organizzerò, chiamerò la wedding planner, giuro, giuro, ma poi invece, ragazzi, non lo fa. E da una parte, mettiamoci nei panni, del poveraccio, è normale che gli giri il plombo. Quindi Quindi, sì, ragazzi, io direi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Quindi mi raccomando, ragazzi, andate e iscrivetevi. io Ragazzi, ragazzi. vi abbraccio forte. Vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete bene, sul Simmer. E non.